Sul piano delle politiche di inclusione sociale, tanto lavoro è stato fatto dalla Regione Puglia in questi anni, ma ora è necessario uno sforzo ulteriore per favorire l'integrazione delle persone disabili, garantendo pari diritti e uguali opportunità alla loro categoria. Ne è convinto il consigliere regionale Ruggero Mennea, tra i promotori di un incontro svoltosi sabato sera al GOS di Barletta sul tema il valore dei disabili nel mondo del lavoro. Tra i relatori, la responsabile delle politiche per la disabilità della CGIL Nina Daita, il direttore dell'ASL BT Giovanni Gorguni e il presidente dell'Unità Alsi di Barletta Cosimo Cilli. Più di 700.000, secondo le statistiche emerse durante l'incontro, le persone in Italia affette da disabilità iscritte nelle liste di collocamento. È necessario da un lato potenziare i fondi per la non autosufficienza, ha sottolineato Mennea, dall'altro garantire che vengano utilizzati appieno gli strumenti legislativi esistenti a tutela delle categorie protette. La Regione ha attivato una politica di inclusione sociale e nel mondo del lavoro di disabili, incentivando le imprese ad assumere persone diversamente abili, ad abbattere le barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, ad adeguare le strutture operative proprio per dare la possibilità anche alle persone diversamente abili di poter lavorare tranquillamente. È chiaro che bisogna fare un ulteriore sforzo. Io credo che la legge 68 del 99, che parla appunto di collocamento mirato delle categorie protette, dei diversamente abili, debba essere un po' più rigida, abbia bisogno di una revisione, perché le imprese che hanno più di 15 dipendenti devono obbligatoriamente assumere persone diversamente abili e, se non lo fanno, oggi pagano una sanzione. Dovrebbe essere invece resa obbligatoria l'assunzione e quindi evitare di eludere la norma pagando una somma di denaro. Non c'è nessuna somma di denaro che si possa pagare per evitare di assumere un disabile. L'ASL BT ha cercato già da quest'anno di promuovere le buone pratiche sul tema dell'inclusione sociale, firmando un protocollo d'intesa con la provincia per assumere 90 dipendenti disabili in 3 anni. L'abbiamo fatto con la convinzione che si trattasse di opportunità e le prime assunzioni che abbiamo fatto ce l'hanno confermato. Abbiamo avuto dei ragazzi che, nonostante i loro limiti fisici, sono una boccata d'ossigeno da un lato, e dall'altro hanno un approccio al lavoro, un entusiasmo al lavoro che, mi dispiace dire, qualche volta nel mondo di quelli che sono da lungo tempo occupati si è perso. L'incontro, che ha visto protagonista il mondo dell'associazionismo barlettano, intende promuovere anche in futuro un dialogo costante con le istituzioni locali. Vogliamo che da questo incontro si possa ricostruire un dialogo con le istituzioni che porti poi comunque ad ottenere una città, che è la nostra città, la città di Barletta, più vivibile dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista integrazione e dal punto di vista sociale per il cittadino diversamente abile.